Uno che chiede questo, che ogni giorno ci fa allenare determinate situazioni e noi siamo contenti di apprendere ogni giorno cose diverse, perché oggi un portiere tocca tantissimi palloni con i piedi e magari meno con le mani. Ordine Rocca o Justulin? Ciao Luigi, benvenuto Daniele Rocca, il tempo. Io ti volevo chiedere invece del momento attuale dei portieri in Italia. Abbiamo assistito a delle polemiche anche su quello che è stato il rendimento di Donnarumma in nazionale. Ci sono Meret, prove dello ovviamente, lo stesso Vicario che ha fatto molto bene, sta facendo molto bene al Tottenham. Che momento è questo per i portieri italiani? E poi ti volevo chiedere che cosa ne pensi appunto delle critiche che ha ricevuto Donnarumma in nazionale. Grazie. No, io penso che è un reparto dove siamo pienamente a posto perché abbiamo quattro portieri che sono stati convocati fino a ieri che sono fortissimi. Poi per quanto riguarda Donnarumma, secondo me c'è poco da parlarne. C'è da dire che è uno dei portieri più forti al mondo e capita anche lui di sbagliare. Poi il problema è che oggi per ogni errore che fa un portiere, soprattutto di quella caratura, viene amplificato, quindi lui è stato bravo ieri in alcune situazioni, è stato bravo a non pensarci a quello che poteva accadere e insieme agli altri giocatori ha aiutato la nazionale ad una vittoria che per me è fondamentale per il nostro cammino verso l'Europeo. Ciao Luigi, Andrea Justo nel Lazio Press. L'anno scorso da avversario, adesso da compagni. Mi dici qual è la forza del reparto difensivo della Lazio con Casale e Romagnoli al centro? Diciamo che la Lazio è forte in tutti i reparti, affrontarla è difficilissimo. Noi all'andata addirittura abbiamo vinto, che abbiamo fatto una partita super, poi in una partita ci sono episodi che possono cambiare il risultato in qualsiasi momento, però il valore della Lazio non è nell'attacco o nella difesa, il valore della Lazio sta nei singoli, nella società, nel gioco di squadra, nella tattica, ed è quello che fa la differenza a lungo andare. Marcangeli, poi Beccarisi. Ciao Luigi, benvenuto. Io volevo chiederti che appunto nella tua prima esperienza con Mister Sarri eri tra i portieri, diciamo, con più prospettiva. Poi cosa, diciamo, ti ha frenato? Cosa ti ha inceppato nella tua crescita, ecco? Io penso che ogni carriera è fatta di episodi, di situazioni. Ci sono situazioni che ti possono aiutare in un determinato momento, mentre altre situazioni ti possono portare dei ritardi come posso dire, di carriera. Però io sono contentissimo della carriera che ho fatto. Naturalmente uno cerca sempre di ambire al meglio, però ci sono momenti che bisogna sfruttare e io spero di sfruttare questo momento. Ciao Luigi, Lorenzo Beccarisi, Città Celeste. Sei arrivato a Napoli quando il Napoli con Sarri entrava a far parte di quelle squadre che voleva dare continuità in Champions League. Alla Lazio arrivi in un periodo simile dal punto di vista storico. Questa squadra, rispetto a quel Napoli, può avere lo stesso tipo di ambizioni? Sì, questa squadra è forte come quella di Napoli. Poi, secondo me, in un'annata ci sono episodi che ti possono segnare l'annata in modo positivo e negativo. Noi dobbiamo sperare che quest'anno questi episodi ci portino dalla parte positiva e sfruttare quei momenti che certamente ci aiuteranno a fare quello step in più, nel momento che ci serve. Se non ci sono altre domande, liberiamo Luigi, lo ringraziamo chiaramente. Quindi possiamo andare con Christos Mandas, quindi Grazie. spazio al video di presentazione del portiere greco in regia. Bene, siamo di nuovo in diretta, foto di rito con Christos Mandas, accompagnato da Giorgio Lafogianis, che ringrazio in partenza per la traduzione. Christos, anche per te un piccolo pensiero prima di iniziare con le domande dei colleghi giornalisti.
θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια και για το καλωσόρισμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο και ανυπομονώ να συνεχίσουμε. Volevo ringraziare inizialmente per le belle parole e il benvenuto. Sono molto contento di essere arrivato in un grande club e spero di continuare così. Diego, le domande a questo punto. Nicola Berardino, prego. Ciao, buon pomeriggio, benvenuto. Volevo chiederti, oltre prove, quali sono gli altri portieri italiani che conosci o che apprezzi? E a livello internazionale qual è il tuo riferimento o anche il tuo idolo tra i portieri del passato? Πρώτα θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεργαστώ με τον Προβεντέλ και με τον Σέβε. Από το παρελθόν οι τεματοφύλακες οι οποίοι τους έβλεπα και μου αρέσουν είναι ένας και είναι ο Μπουφόν. Innanzitutto voglio dire e voglio ripetere che sono felicissimo di lavorare con Provedel e Sepe e per quanto riguarda i portieri del passato a cui faccio riferimento è Buffon. Roscito. Ciao. Roscito, Lazio siamo noi.it, il Corriere dello Sport. Ti chiedo in cosa secondo te devi migliorare, quali sono invece a tuo avviso i tuoi punti di forza e cosa conosci della storia della Lazio che pensiero avevi prima di arrivare della Lazio stessa? Το δυνατό μου σημείο πιστεύω ότι είναι ότι μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια, να φωτίσω την ομάδα, να βγάλει την μπάλα από πίσω. Και για τη Λάτσιο γνωρίζω πόσο μεγάλο σύλλογος είναι, ξέρω ότι πάντα πρωταγωνιστεί και ότι πάντα προσπαθεί και είναι στις ομάδες που θέλουν να κατακτήσουν κάποιο τίτλο ή κάποιο τρόπαιο. Και γι' αυτό το λόγο είμαι και εγώ εδώ για να βοηθήσω όσο μπορώ για να γίνει αυτό. Io posso giocare molto bene con i piedi, quindi giocare molto bene da dietro. So di essere arrivato in un grande club che è un protagonista del calcio europeo e internazionale. Quello che vogliamo fare è conquistare più titoli e trofei possibili. Ciao Christos, Valerio Marcangeli, benvenuto. Io volevo chiederti invece se hai parlato già con Mister Sarri e se è proprio lui che ha voluto trattenerti qui a tutti i costi, ecco, perché comunque mi sembra già un qualcosa di molto importante. Ο προπονητής της θεματοφυλάκων όπως και ο προπονητής μου δείξαν ότι θέλω να μείνω στην ομάδα από τώρα και να μην γυρίσω πίσω σαν δανεικός. Γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, μου δίνει θάρρος και δύναμη για να συνεχίσω και θέλω να τους δικαιώσω. Sia il Mister Sarri anche l'allenatore dei portieri mi hanno dimostrato da subito che volevano che io restassi. E questo per me è stato molto importante. Quindi anche io da subito devo dare il massimo per ripagare la fiducia che mi hanno dato. I prossimi, Fefe Cerrotta. Ciao Cristos, Tommaso Fefe, sono Lazio.it e calciomercato.com. Una domanda, dopo una buona, anzi ottima stagione trascorsa in Grecia con l'Ofi Creta, non temi che passare in una squadra dove, o meglio, non hai paura che passare in una squadra dove avrai un minutaggio molto, molto inferiore possa arrestare la tua crescita in qualche modo? Grazie. Può ripetere un attimo, scusi, l'ultima parte. Se appunto giocando molto meno rispetto al passato tema di poter vedere arrestare la propria crescita professionale e tecnica. Δεν πιστεύω ότι μπορεί αυτό να με κρατήσει πίσω στο να βελτιωθώ. Ίσα πιστεύω ότι βρίσκομαι εδώ πέρα. Κάθε μέρα μου δίνει και κάτι ακόμα για να βελτιωθώ. Ήδη νιώθω τόσο λίγο καιρό που είμαι εδώ πέρα πολύ πολύ καλύτερα και εγώ ίδιος νιώθω πολύ καλύτερος. Και πιστεύω ότι με την βελτίωση και την πρόοδο που παίρνω από τις προπονήσεις και από την ομάδα ότι θα μπορώ να είμαι έτοιμος να τα απεξέλθω και να βοηθήσω κι εγώ. Assolutamente non credo che sia che esista qualcosa del genere. Io ogni giorno che passa vedo che miglioro sempre di più. E ogni giorno, ma tutti i giorni vedo che il miglioramento continuo. Sia con anche con tutti gli allenamenti che facciamo
e sono qui per dare anche il massimo di me stesso. Ciao Christos, Michele Cerrotta, cittaceleste.it. Hai vissuto una stagione da protagonista in Grecia lo scorso anno, ti ha cercato la Lazio, sei arrivato alla Lazio, ti chiedo se ti hanno cercato anche altre squadre, in caso sei scelto tu la Lazio, e dal tuo punto di vista, un po' hai già risposto, se avresti preferito rimanere in Grecia per un anno in prestito o comunque se sei convinto che per la tua crescita sia più importante stare già da quest'anno alla Lazio. Από την περσινή ποδοσφαιρική μου χρονιά που όλα πήγανε καλά, μετά είχα κάποιες προτάσεις από κάποιες ομάδες και από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες. Αλλά μόλις ήρθε η πρόταση από τη Λάτσιο δεν είχα στο μυαλό μου καμία άλλη ομάδα. Δηλαδή άξιζε και που περίμενα, είχα δώσει λίγο χρόνο ακόμα και την κατάλληλη στιγμή ήρθε το καλύτερο πράγμα για μένα. Η άλλη ερώτηση ήταν... La terza domanda qual era? No, se diciamo anche lui era convinto di venire subito alla Lazio e non passare tanto. Quella era la seconda. Era la seconda, non la terza. La terza. Ναι, από την αρχή ήθελα να είμαι εδώ πέρα, να μπω στην ομάδα, να έχω το δικό μου χρόνο προσαρμογής και να βοηθήσω όσο μπορώ να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Δεν είχα κάποια άλλη σκέψη. L'anno scorso in effetti è stato un anno molto bello per me, è andato tutto bene, ho avuto offerte sia dalla Grecia ma anche da altri paesi, ma quando è arrivata l'offerta alla Lazio io non ci ho pensato molto e non ho aspettato nessun'altra squadra. Era la cosa migliore da fare in quel momento e volevo essere qui subito dall'inizio in modo per adattarmi alle varie situazioni, insomma sia la lingua che la parte degli allenamenti. E adesso posso essere sicuramente, avrò il tempo per migliorare tantissimo. Chiudiamo con Sciscione. Ciao Christos, ti volevo chiedere che percezione hai avevi della Lazio vedendola da fuori magari quando eri in Grecia e che percezione hai adesso dall'interno, se è un grande club, se è un club che vedi ambizioso, insomma che qual è la tua prima impressione da quando sei qui a Formello? Η διαφορά για μένα είναι ότι τώρα που το ζω μέσα βλέπω ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη ομάδα από ό,τι είχα στο μυαλό μου. Είχα στο μυαλό μου ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Τώρα που είμαι μέσα και βλέπω τον τρόπο που δουλεύει και τον επαγγελματισμό, βεβαιώθηκα ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και είμαι χαρούμενος και τυχερός που μπορώ να το ζω αυτό. La differenza è, diciamo che ancora adesso che sono dentro, vedo che il club è ancora più grande di quello che io pensavo fosse vedendola da fuori. In ogni caso sono molto felice di essere qui e contribuirò sicuramente alla mia crescita e a quella della squadra. Ringraziamo anche Christos.